Che ti succede? Hai visto uno spettro? Devo andare via. Per un po'. No. Non c'è tempo per spiegarti. Qualunque cosa succeda, stai vicino a Sondra. Non posso far niente per te. Grazie. Tu mi eri amico. E vuoi bene a Sondra. Dov'è? Ha dovuto assentarsi un momento. Non ha avuto il tempo di spiegarti. Dov'è andato? Non lo so. Ma se è andato via così, senza salutare nessuno, tornerà subito, naturalmente. Quella telefonata era di una donna. E se anche fosse? Sondra, tu dubitare di te stessa. Quando appare Sondra Finchley, le altre donne devono sparire. Sei molto gentile. Svelti, portiamolo alla macchina. Lasciatemi, lasciatemi. Avanti, svelti. Su, fatelo salire. Perché tanta voglia di scappare, signor Griffiths? Io fuggire? Non ho nessun motivo di fuggire io. Ma mi sono visto all'improvviso inseguire quel modo e ho pensato un'aggressione. Un'aggressione fatta da agenti di polizia in uniforme? Non li ho riconosciuti subito. Caro colonnello, il giovanotto è un po' sconvolto. Bisogna capirlo. Perciò si ostina a recitare. Non sa che noi già sappiamo. E d'altronde ha ben motivo di avere paura. È umano che tenti di fuggire, almeno al primo momento. Ma perché cercate proprio me? Che motivo avrei di fuggire? Il giovanotto crede che noi abbiamo tempo da perdere. Colonnello, come capo della polizia della contea, aspetta a voi informarlo. Voi siete Clyde Griffiths, vero? Sì. Dove eravate 3 giorni fa verso il tramonto? Diciamo dalle 17 alle 19 di martedì scorso. Perché mi fate queste domande? Di che mi incolpate? Dove eravate? In viaggio, per venire qui a Villa Finchley. Mentite! Eravate su una barca sul lago Bittern e vi preparavate ad uccidere la vostra amante, Roberta Alden. Non è vero! Negate? Sì, lo nego. Non so di che parlate. Non so niente di tutto questo. Niente! Niente! Quanto senti? Fate tirare anche me, un momento. Pronti? Tiro! Sì, questo è il mio. Mi sembra si sia alzata un po' di nebbia. Nebbia? Sì, nebbia, nebbia. Vuoi che ti faccia portare uno scialle? No, no, cara, grazie. Io conosco meglio il linguaggio segreto di mia moglie. Questo significa che vorrebbe andarsene a letto, e non vuol dirlo. No, non è vero. Andiamo, cara, andiamo.
Buonanotte. Buonanotte, Ellen. Buonanotte, Joe. Buonanotte. No, no, grazie. A domani. A domani. Hai portato l'esistenza di Nick Carter? Ma no. Neanche quelle di Nick. Ci ritiriamo anche noi? Sì, certo. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, signora. Buonanotte. Buonanotte, Tom. Che c'è, Sandra? Niente. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Buonanotte, Stue. Buonanotte. Buonanotte. Sentite, ma dove può essere andato? Aveva bevuto per caso? Ma no, no, lo sapete che Clyde non beve. Ma io non capisco, perché vi preoccupate tanto? Però è strano, è più di un quarto d'ora che è sparito. Avrà inventato un nuovo gioco. Ma non è tipo lui da inventare giochi nuovi, no? È possibile che Sondra non ne sappia nulla? Sentite, io ho un'idea niente male. Organizziamo una bella caccia a Clyde. E la posta? $10 a testa, il primo che lo ritrova si prende tutto, d'accordo? D'accordo. Gilbert, non mi piace questo gioco. Senti, senti, sono ammesse le coppie? Ma certo che sono ammesse. No, a me sembra un gioco stupido. Ma no, Gil. Invece è divertente. Oh, sì. Tra pochi minuti si stancheranno e ti lasceranno in pace. Avanti, vieni di qua. Se volete trovare il signor Clyde, potete cercarlo fuori dalla villa. L'ho visto uscire dal cancello principale qualche minuto fa, quasi correndo. Grazie, Warren. Chiamiamo gli altri. Ehi, ragazzi! Correggiamo! Warren ha visto uscire Clyde dal cancello principale. Allora c'è la fare. Sì, bisogna allargare il campo delle ricerche. Oh, certo, allora, ecco. Noi andiamo verso il video. Non perdiamo te! Allora? Ammettete almeno di essere l'uomo che era in quella barca con la ragazza che poi è annegata? No, no, lo nego. Caro Haidt, dovrei scusarmi con lui. Ma sì. Confesso che volevo spaventarvi parlando di delitto. Non ci sono prove. E forse non ci sono nemmeno dei veri e propri indizi. Si tratta solo di una ipotesi, logica e spontanea quanto si vuole, ma pura ipotesi. Potrebbe benissimo invece trattarsi di una disgrazia. La barca si è rovesciata, voi siete caduti in acqua insieme alla ragazza, l'avete vista annegare senza poterla salvare, avete avuto un momento di terrore, irrazionale ma umano, e pensando alle chiacchiere, allo scandalo, siete fuggito e avete taciuto. È così che sono andate le cose, vero? No, non c'è una parola di vero. Decidete a parlare, chiamo i vostri amici e provoco uno scandalo davanti a tutti, compresa Sondra Finch. No, questo no. Allora? Ero io in quella barca, ma è stata una disgrazia. Proprio saperlo, io me ne infischio di lui. Va bene, aspettiamola. Torniamo dentro, Sondra. Ma sì, andiamocene a nanna. Ah, non dimenticate, domattina sveglia alle 7, c'è il picnic su nel bosco. Ma non è vero, e ti pare che lei non dimenticava qualche cosa anche questa volta? Ma sì, torniamo dentro. Insomma, ci muoviamo, sì o no?
Bene, bene, con calma. Quanta fretta. Ma cosa gli è successo? Barton, portatelo in ufficio alla contea. Sì, signore. Perché? Ho detto ufficio, non prigione. Ma io? Dovete essere interrogato, no? Slack. Sì? Chiamate l'altra macchina. Subito. No. Mandateci un uomo. Va bene. Scusate se vi ho disturbato pregandovi di ridiscendere, ma questo improvviso allontanarsi di Clyde ormai imbarazza anche me. Ma per carità, Gilbert, avete agito benissimo. Ma voi credete che ci si debba veramente preoccupare? Il fatto è, signor Finchley, che lo conosco così poco. Ho guardato nella sua stanza, signorina, ma il signor Clyde non ha portato via niente. George, lo vedete? Non è partito, anche se aveva un motivo urgente e improvviso di farlo. E poi perché partire così, senza salutare nessuno, senza dire una parola nemmeno a me? Ma Sombra, vuol dire che tornerà da un momento all'altro. Non devi abbatterti, Sombra. E poi perché dovrebbe essere successo qualcosa di grave? Sombra, ti prego, è ora di andare a letto. No, mamma, io aspetto. Gilbert, sei per caso al corrente, sì, insomma, di qualcosa di segreto nella vita di tuo cugino? Io? E gli avrei permesso di stare qui in mezzo a noi. Non ho parlato di faccende poco pulite. Non so nulla di nulla. Signor Finchley, ci sono due signori. Dicono che è importante e urgente. Chi sono? Il colonnello Hight e il procuratore Perrin. Sondra, forse sarebbe meglio che tu... No, andrò io a parlare con questi signori. No, papà. Ti scongiuro, falli venire qui. Qualunque cosa sia, io devo sapere. Buonasera, signora Finchley. Ciao, George. Ciao, Ed. Il procuratore Ferren. La nostra visita in attesa è dovuta purtroppo a ragioni di servizio. Quali? Ci stiamo occupando di una tragica disgrazia, le cui cause appaiono sospette. Le indagini già svolte coinvolgono purtroppo uno degli ospiti di Villa Finchley, che è stato appunto fermato per un interrogatorio. Di che lo accusate? Ma Sombra, il signor Ferrer non ha fatto nessun nome. Di che accusate Clyde Griffiths? Per il momento nulla di preciso, ma lo abbiamo incontrato mentre fuggiva dalla villa. E sappiamo ormai che era lui l'uomo in barca sul lago Bittern con la ragazza annegata. E con questo? Quando è arrivato qui alla villa? 3 giorni fa, piuttosto tardi. Dopo cena. Dovremmo perquisire la sua camera. Non mi avete risposto. Sombra. Vi prego di rispondermi. Signorina Finchley, noi speriamo che si tratti di una disgrazia, ma le apparenze e gli indizi finora raccolti fanno supporre il contrario.
Vorrei evitare le chiacchiere della servitù. Vi accompagnerò io in quella camera. Grazie. Scusate. Devo telefonare subito a mio padre. Informarlo. Centralino? Vorrei il curbo. Subito. Clyde! Sandra! 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 Quando tornano i nostri capi? Almeno lo schiaffiamo in una cella e ce ne andiamo a dormire per un paio d'ore. Duro, giovanotto. Certo che se fossimo riusciti a strappargli una bella confessione... Sai che ti dico? Meglio no. I capi si sarebbero offesi, il figurone devono farlo loro. Eppure non ha il tipo del criminale. Non sarà il tipo... Ma quella povera ragazza l'ha ammazzata lui, questo è certo. E le prove? Quelle indiziarie convincerebbero sua madre. E le altre? Le altre? Le troveremo. Le troveremo. E lui se ne dorme. Alla sua età, coscienza sporca o pulita. Uno dei miei scagnozzi deve aver parlato. Oppure un dannato cronista era nascosto da queste parti quando siamo arrivati qui stanotte. Fatto sta che... Ecco il risultato. Nelle edicole, appena uscito, se lo stanno strappando dalle mani. Vedrete Ferren, ne sarà furioso. Prima o poi, tutta pubblicità. Chissà come la prenderanno. Chi? Ma come chi? Tutti, la gente. Dovreste sentire i commenti. Non riuscivo più a levarmeli di torno. Meno male che sono riuscito a seminarli con la moto. Se lo avessero tra le... Ho parlato troppo presto. Crow! Sveglia quelli del turno di riposo e bloccate tutte le porte. Indietro! Ecco, così va meglio, signorina Finch. Mi raccomando, se avete bisogno di qualcosa, fatemi chiamare subito. Grazie. Non mi dà fastidio. E il tuo whisky? Hanno telefonato tutti anche oggi. Meno Gilbert. Jill piangeva. Vorrebbe rifare il viaggio per venire a trovarti.
Jill piange troppo. Le voglio bene anch'io, ma spero che gli altri non si siano offesi. Volevo restare sola con voi due. Il dolore rende egoisti e io lo sono anche con voi, trattenendovi qua. Sciocchezza. Ma che dici? Se il dolore rende egoisti e anche la felicità, se penso che 3 giorni fa... Sombra. Sì, è un lungo viaggio. Possibilmente in Europa, nelle Hawaii. È l'unico vero rimedio in casi del genere. Bisogna sottrarre, Sondra, la pressione emotiva delle circostanze degli avvenimenti. L'ambiente, i giornali, fra poco il processo. E anche la possibilità fisica di raggiungere quel disgraziato giovane. Non glielo permetteremmo mai. Sondra potrebbe fare un colpo di testa. La prognosi del dottor Hartney è sacrosanta. Tempo e lontananza sono gli eterni guaritori. E credete che io non l'abbia tentato subito di convincere Sondra a partire? Ma lei rifiuta e così lo scandalo travolgerà anche noi. Ma è proprio sicuro che quel giovanotto è colpevole? Ferre, il procuratore, ne è assolutamente convinto. Per fortuna ha ottimi motivi per tenermi al corrente di tutto e mi ha promesso che il nome di Finchley non verrà fatto al processo. Che errore abbiamo fatto tutti e due. Se gli avessimo impedito subito di frequentare casa nostra. Sondra ne era innamorata, non dimenticarlo. E ne hai avuto le prove. Ve lo ripeto, bisogna farla partire prima del processo. Credetemi, io sono certa, certissima dell'innocenza di Clyde. E non è soltanto perché gli voglio bene. Stuart, tu gli hai dimostrato della simpatia fin dal primo momento. Gli sei subito diventato amico. Sì. Io so quello che dicevano gli altri, che ubbidivi al tuo solito impulso di andare controcorrente, ma non è vero. E anche tu, Arabella, ma non è assurdo credere che Clyde sia capace di uccidere, supporlo soltanto. Però con quella povera ragazza, se Griffith ce l'avesse raccolto subito come meritava, Clyde non si sarebbe sentito troppo solo e forse non avrebbe nemmeno conosciuta quella ragazza. Sì, sì. Io sono certo che Clyde non ha mai nemmeno pensato ad ucciderla. Ma se tutto si fosse svolto in un momento d'esasperazione, non so, un movimento brusco, una spinta, Clyde ha ammesso di trovarsi lì con lei. Forse stava facendo l'ultimo tentativo per convincerla a lasciarlo. Non voleva perdermi. E se le cose stanno così, questo me lo fa amare ancora di più. Anche se avessi ucciso veramente, continuerei ad amarlo. Perché l'avrebbe fatto solo per me. No. No, Clyde è innocente. E voi dovete aiutarmi a salvarlo. Ditemi che mi aiuterete a salvarlo. Grazie, dottore. Arrivederci, dottore. A presto, dottore. Sondra, scusa se non sono venuto a salutarti prima, ma volevo sapere anch'io dal dottor Hartley. Vi aspettavo. Sondra, io devo dirti... Sono io che devo dire qualcosa a voi. Avevo ancora le frecce sulle spalle quando ho imparato a volervi bene. Io vi chiedo di assumere la difesa di Clyde. Ma Sondra... Ma è impossibile. Perché? Tuo padre ha ragione. È impossibile. La tua famiglia deve rimanere estranea a questa storia. E anche tu, Sondra. Colpevole o innocente che sia Clay Griffith, voi non dovete essere coinvolti. E se assumessi io la difesa? Questo solo conta, vero? La paura dello scandalo. Clyde è innocente, ma i Griffith lo abbandoneranno, ne sono sicura. Ma io no. Io voglio salvarlo. Se voi non potete difenderlo, ditemi almeno il nome di un grande avvocato. Che cosa vorresti fare? Papà, mamma, questo posso chiedervelo almeno.
Lo incarichiamo noi della difesa. Sondra, ma non capisci. Lo si saprebbe. E sarebbe la stessa cosa. Per il tuo bene, Sondra, il nome dei Finchley non deve in alcun modo essere collegato al delitto. O alla disgrazia che sia. E al processo. Stiamo facendo l'impossibile perché questo non sia. E se tu... Senatore. Qual è l'avvocato che consigliereste se Clyde Griffiths fosse in grado di pagarlo? Jepson di Albany. È il migliore in tutto lo Stato. Ci penserò io, Sondra. Clyde è mio amico e anch'io come te credo nella sua innocenza. Grazie, Stuart. Questo non è possibile, naturalmente. Ma papà... Ti prego, Sondra. E tu, Stuart, dovresti capire che in questo modo ci metteresti in una situazione estremamente imbarazzante. Sondra, io sono disposto ad assumere quest'avvocato Jepson. E il senatore Atterbury farà in modo che nessuno sappia che siamo stati noi a incaricarlo della difesa. Ma ha un patto. Che tu acconsenta a partire al più presto con tua madre per l'Europa. Sì, bambina mia, devi farlo. Questo è un... Sì, sì, è un ricatto. Chiamalo come vuoi. Ma non per allontanarti da Clyde. Non per il timore di uno scandalo. Se fosse così, te lo diremmo chiaro e tondo. Siamo sempre stati deboli con te, forse. Ma sleali mai. Siamo preoccupati per la tua salute. Vogliamo che tu guarisca. Puoi rimproverarci per questo? Tu sei la nostra unica figlia, Sondra. Non dimenticarlo. E il dottor Arni ritiene assolutamente indispensabile la tua partenza. Ecco il perché di questo ricatto, come lo chiami. Allora? Vi prego, lasciatemi sola con Stuart. Non mi importerebbe di morire se lo condannassero. Tu lo vedrai presto. Diglielo perché sono partita. Non voglio guarire. Voglio salvarlo. Naturalmente reputo una vera fortuna l'aver convinto l'illustre collega Belknap ad accettare l'incarico. Caro Brooker, sono io che devo ringraziare voi e i signori Griffiths di valutare così benevolmente la mia modesta opera. Vi confesso però che speravo di avervi al mio fianco nella difesa. Sarebbe stato per me un vero onore, ma vi prego di considerare la mia posizione nota a tutti di consigliere legale della Griffiths and Company. I Griffiths darebbero l'impressione di schierarsi dalla parte del loro disgraziato parente povero accolto solo per pietà e immeritatamente trattato come uno della famiglia. Il processo darà luogo indubbiamente a un'enorme e insopportabile pubblicità e l'opinione pubblica si schiererà completamente contro Clyde a favore della ragazza morta, della,
della sua povertà, della sua classe sociale. I Griffiths potrebbero essere accusati di adoperare la loro ricchezza e la loro influenza per eludere la giustizia. Però la stessa opinione pubblica, che è tanto sensibile ai valori dei rapporti familiari, dei legami familiari, non vedrebbe certo di buon occhio il totale abbandono di Clyde da parte dei Griffiths. Ecco perché è necessario che Clyde venga difeso validamente all'unico scopo di accertare la verità dei fatti e di far trionfare comunque la giustizia. Signor Griffiths, qual è la vostra convinzione? Clyde è innocente o colpevole? Confesso che avevo simpatia e molta stima per lui. Un ragazzo d'ingegno, sensibile, poteva fare molta strada. Non chiedete la mia opinione, perché non l'ho mai potuto soffrire. Ho sempre sentito qualcosa di ambiguo, di poco pulito in lui. E tu, papà, ricorderai che fin dal primo momento io ti avevo sconsigliato di accoglierlo in casa come uno della famiglia. Lo è, Gilbert. Purtroppo. Il mio illustre collega ha già dedicato un rapido esame ai dati del problema. Sì. Ho già avuto un colloquio col procuratore Ferren, un uomo di prim'ordine, è evidente. La sua convinzione di colpevolezza è assoluta, basata su prove, sia pure indiziarie indiscutibili, e su testimonianze incontrovertibili. Io proporrei intanto il cambiamento di sede del processo per legittima suspicione dell'influenza ambientale. Ah, questa è un'ottima idea. L'eco sarà minore qui a Licurgo e nella contea. In quanto poi alla linea di difesa, visto che una presunzione di innocenza pare insostenibile, io proporrei la temporanea infermità mentale. Sì, un'aberrazione, una tempesta cerebrale provocata dalla passione per Sonda Flinschen, dalla mania di grandezza e dalla minacciata distruzione di tutti i suoi sogni e progetti da parte di Roberta Alten. Ricattato sentimentalmente da Roberta, reso quasi folle dalla paura di perdere Sondra e di tutto quello che Sondra rappresentava nella sua esistenza, il disgraziato giovanotto... Avvocato, siamo già d'accordo con i Finchley e, se mi è permesso dirlo, con Ferren, perché Sondra e la sua famiglia non siano coinvolti nel processo. Per carità, i Finchley e tutto il nostro mondo non ce lo perdonerebbero mai. Io già esito a telefonare a Betty Cranston, la mia fidanzata. E poi voi Griffiths dovreste testimoniare, giurare, anzi, per giurare. Inventare episodi, fatti premonitori che presentino Clyde come un uomo non del tutto normale di mente. Un carattere bizzarro e maniaco capace di esplodere all'improvviso in un eccesso di violenza omicida. Questo è assolutamente falso. Beh, immaginate le chiacchiere, le malignità. Ingiuste e odiose, ma inevitabili. Si fa presto a dire, il sangue dei Griffiths. Mi dispiace, avvocato Belloc, ma questa linea di difesa è per noi inaccettabile. Bene, bene. Ne cercheremo un'altra che vi sottoporrò, naturalmente. Intanto dovrei avere un colloquio con questo disgraziato ragazzo. Beh, andremo insieme, io e Jepson. Jepson? Ah, sì, la notizia è di stamattina e non ho fatto in tempo ad informarvi. Jepson è un eccellente avvocato di Albany. Non è certo un Belknap, ma sa il fatto suo e affiancherà l'illustre collega nella difesa. Pagato da chi? Da Stuart Stack. Me l'aspettavo, pur di mettersi contro tutti noi. Bene, bene. Ah, dunque, allora, signor Griffiths, siamo d'accordo, eh? Arrivederci. Arrivederci, avvocato. Arrivederci. E naturalmente
Riferiremo su qualsiasi novità. Di nuovo. Prego. Grazie. Prego. A te piace, Belknap. A me sembra un pallone gonfiato. Gilbert, dobbiamo avvertire i genitori di Clyde. Se non si sono fatti vivi, è segno che ignorano ancora. Aspetta a noi. Prima di tutto non sappiamo nemmeno il loro recapito. Potremmo chiederlo a Clyde. Scommetto che non lo sa. Se n'è sempre infischiato dei suoi genitori, lui. Se ne vergogna. Potremmo far fare delle ricerche. Papà, ne ho parlato con la mamma, che la pensa esattamente come me. Non abbiamo mai avuto rapporti con quei Griffiths. E questo è certo il momento meno indicato per riallacciarli. Vuoi vederteli piombare in casa? Ed essere costretto a far causa comune con loro? O a respingerli pubblicamente? Prego, accomodatevi. Sarete meglio qui. Le nostre celle sono troppo piccole e brutte per ospitare persone come voi. Uno sceriffo spiritoso, è il primo che incontro. Vi faccio condurre subito il giovanotto. Ah, sapete, ci sta facendo una grande pubblicità, un vero caso da prima pagina. E ormai se ne parla anche fuori dei confini dello Stato. Adesso poi che se ne occuperanno due celebrità del vostro stampo, chissà. Grazie, sceriffo, aspettiamo il nostro cliente. Va bene, parlateci pure con comodo, eh? Io non starò con l'orecchio incollato alla porta e... E qui non ci sono microfoni nascosti. Un uomo insopportabile. Un uomo che non potrebbe fare che lo sceriffo. Jepson. Sì? Credete che Stauden concederà a Ferren la sessione straordinaria della Corte di Stato? Ma Stauden è democratico, Ferren è repubblicano. Allora rifiuterà. No, aderirà alla richiesta. Spera nella rielezione. E non vorrà essere tacciato di agire slealmente contro i suoi avversari politici. Un bello. Cos'è? Un ricordo di famiglia? No, è un piccolo acquisto in una vendita all'altro. Ecco qui il vostro giovanotto. E buona chiacchierata. Siete stato informato, vero? Ringraziate da parte mia con tutto il cuore mio zio e anche Gilbert. Sono stati molto generosi con voi. Ma ben inteso, il mio compito non è quello di salvarvi ad ogni costo. Se siete colpevole. Non lo sono. Beh, è quello che proveremo. Avvocato Jackson, dite a Stuart... Glielo direte voi stesso, ho già chiesto un colloquio per lui. E Sondra? Ecco un nome che non dovreste più pronunciare, e nemmeno quelli delle vostre relazioni in quel mondo. Almeno fino a che la vostra innocenza non venga dimostrata. Ma con noi, soltanto con noi dovrete parlarne.
Voi l'amate molto, vero? Sì. E intendevate sposarla? Lo speravo. Ma amavate anche l'altra, Roberta Alden? Nei primi tempi sì, ma in un altro modo. Era un'altra cosa. Mai ho pensato di sposarla. È stata lei a pretenderlo. Perché aspettava un bambino. Io ho letto il vostro verbale, credo di capire. Voi eravate molto ingenui, tutte e due. Molto soli. Sì, è così. Insomma, voi non potevate più volerle bene dopo aver accertato che Sondra Finchley ricambiava la vostra simpatia. No, molto prima. Appena ho conosciuto Sondra. Se mentite anche con noi, declinerò l'incarico. Non dimenticate che ho parlato a lungo con Stuart. La vostra relazione con quella povera ragazza è continuata. Non avevo il coraggio di lasciarla, ma non le volevo più bene. E lei lo sapeva. Ci incontravamo ormai di rado. E ogni volta lei me lo rimproverava, anche quando mi scriveva. E bisogno aveva di scrivervi? Da quando avevo cambiato posto in fabbrica, non ci vedevamo più tutti i giorni. E lei mi scriveva delle lunghe lettere per starmi egualmente vicino, diceva. Quelle lettere voi le avete strappate? No. Ecco, e Ferrer le avrà trovate. Faranno un bel effetto sulla giuria. Jackson, sì. Vorrei farvi una proposta. Vi ascolto. Roberta Alden, una ragazza troppo sola, senza esperienza, pronta ad illudersi. Una ragazza portata alla malinconia, nata sconfitta nella vita. Forse più di una volta ha pensato al suicidio come a una liberazione dal tedium vitae. Conosce l'amore. E pensa che tutto si svolga come in un romanzo, in un film, proprio perché l'uomo che ama è socialmente superiore a lei e l'innalzerà in un mondo fino allora soltanto sognato. Ma la realtà la fa quasi impazzire, non vuole, non può accettarla. E quando durante l'ultimo colloquio su quella barca lei scongiura ancora Clyde di sposarla e lui rifiuta recisamente, che cosa fa? Si getta in acqua per morire come un'eroina da romanzo. E lui, Clyde, è troppo sconvolto, troppo turbato per tentare di salvarla. Anzi, prova anche, ma non ci riesce. Ma perché non avrebbe parlato? Ah, per non allargare lo scandalo e non perdere Sondra e tutto il resto. No, dico perché non avrebbe dato questa versione fin dal primo momento in cui è stato arrestato. Ma perché si sentiva moralmente colpevole dello stato d'animo di lei e non voleva confessare la causale del suicidio. E la storia dei nomi falsi, delle valigie di lei lasciate in albergo, del cappello nuovo ripescato nel lago, dell'arrivo misterioso a Villa Finchley, e la lettera non spedita di Roberta, suo padre, in cui scrive che è felice che sta per sposarsi. No. Esiste un quadro di premeditazione impossibile a distruggersi. Tentarlo significherebbe indisporre ancora di più l'opinione pubblica e quella dei giurati contro Clyde. A meno che lui non sappia darci una versione diversa di tutti quegli indizi. Roberta non si è uccisa. Ma io non l'ho uccisa. Carmen, ci aiutate ben poco, giovanotto. Però volevate liberarvi di lei. Volevate ucciderla. Volevate, ma non l'avete fatto. Non avete attuato il piano. All'ultimo istante ve ne è mancato il coraggio. Sì, è così. Guai a voi se l'ammetterete, sareste perduto. Jepson. Sì? E cosa significa? Significa che io sono convinto che questo giovanotto non ha ucciso.
e sta a noi convincere gli altri. Come? Come? Interviando la difesa proprio sul fatto che lui non ha mai pensato ad uccidere. Già ammesso. Non dovrà ammetterlo. Siamo d'accordo, no? In quanto alle sue mosse e alle prove indiziarie, troveremo una giustificazione per ognuna di esse e chiameremo Clyde Griffith a fornirle sul banco dei testimoni. Ma bisognerà insegnargli a recitare. E per questo, illustre maestro, credo che voi lo sapete fare molto, molto meglio di me. Scusate, ma passando davanti alla porta ho visto che eravate al buio. Qui non ci sono lampadari di lusso, ma la luce c'è. Grazie, sceriffo, non importa, abbiamo finito. Passeremo per un paio di giorni. Oh. Beh, e come va? Non siamo tenuti a rispondervi. Oh, Ferren è un osso duro, ve ne accorgerete. Salutatelo molto da parte nostra, sceriffo. Non mancherò. Che vi dicevo, C'è tutta la storia sull'Herald di New York. Il che significa, giovanotto, che in questo momento tutta l'America sta parlando di voi. Vi aspetto domani sera. E se ognuno di voi tornerà con un parente o amico, molto avrete fatto per la gioia del Signore. Vado a preparare la cena per i ragazzi. Posso fare qualche cosa per voi, figlioli? Vi dispiace? No, niente fotografie. E perché, Elvira? Se questo può servire ad aumentare il numero dei nostri fedeli. Permettete allora? No, no, anche voi, signora, vi prego. Bene. E adesso... adesso una mentre suonate. E avete quell'aria così ispirata. Qui. Ecco. Ecco. A proposito, mi sono dimenticato di presentarmi. Sono Jackie Smollett, detto Red, il rosso, la perla del Denver Times e modestamente il miglior fotoreporter di tutto il Colorado. Ecco, così. Pronti? Ancora una, prego. Fatto, grazie.
Altro che aumentare il numero dei fedeli. Domani, quando usciranno sul giornale e scoppierà la bomba, non vi basterà uno stadio per accogliere tutti quelli che verranno. Spiegatevi meglio. È stato un colpo gobbo quello di pescarvi. Ma il mio direttore è un asso, sapete. E appena ha ripreso la notizia dal New York Herald... Quale notizia? Andiamo, non mi verrete a raccontare che non sapete quello che è successo a vostro figlio Clyde? No. Che cosa? Oh, porca miseria. E chi se l'aspettava che dovessi dirvelo io? Ecco qua il giornale. C'è tutta la storia. Andatevene. Sentite, so cosa state provando. Andatevene. Ma parlo per voi. Il mio direttore mi ha incaricato di farvi una proposta. Non voglio ascoltarla. Nemmeno se si tratta di aiutare vostro figlio Clyde. Vi ci vorranno dei soldi per gli avvocati, per il viaggio, per stargli vicino. Il mio direttore vi offre $200 per un'intervista in esclusiva e $1000 più il viaggio e il vostro mantenimento laggiù se ci manderete sempre in esclusiva un piccolo resoconto giornaliero delle udienze del processo, firmato naturalmente. Allora, accettate? Avete finito? Sì, ma... Non ascolterò più una parola. Va bene. Consultatevi con vostro marito e telefonatemi al giornale. Sì o no, ma telefonatemi. Intesi? Non voglio nemmeno sapere che cosa ha fatto. Di che l'accusano? I rami marci vanno stroncati. E vuoi condannarlo così? Senza sapere. Il Signore mi ha punito. Non avrei dovuto salvarlo allora. Sono stato debole con lui una volta. Non lo sarò più. Clyde ha bisogno di noi. Ci sono rimasti due figli. Sono essi che hanno bisogno di noi. Asa, questo tuo Dio da Vecchio Testamento... Questo Dio implacabile, che non ammette il perdono, mi fa solo paura. Tu bestemmi. Io non ti capisco più, Asa. Non ti seguo più. Io non posso credere che Clyde sia colpevole. Ma se anche lo fosse, voglio che la sua anima sia salva. Tu devi andare da lui, come padre e come strumento del Signore. Dio lo ha posto al bando. E io devo occuparmi della mia missione. Non farai nulla per lui. Non cercherai di aiutarlo. Questo è il mio posto. E io non l'abbandonerò. Allora andrò io da lui. Tu? Anche se io te lo proibissi? Anche se tu mi legassi a una di queste sedie per trattenermi. Anche se dovessi fare tutta la strada a piedi, vivendo d'elemosina. Ma non ce ne sarà bisogno. Vorresti accettare la vergognosa proposta di quell'individuo? Sì. Tu sei pazza. C'è una dignità anche nel dolore. Io non sono una santa, Asa.
E neppure tu lo sei. Se il Signore ci punisce, lo fa per la nostra presunzione, non per le nostre debolezze. Non dovevamo mettere al mondo dei figli se tutto il resto era più importante per noi. Nessuna umiliazione sarà troppo grande perché questo peccato d'orgoglio ci venga perdonato. E Dio abbia pietà dell'anima tua il giorno in cui ti convincerai che siamo noi i responsabili della nostra rovina. Quel giorno non verrà mai. Forse è già venuto, ma non lo confesserai neppure a te stesso. Non voglio più ascoltarti. Non ho più niente da dirti. Dove vai? Non domandarmelo. Lo sai. Ho chiesto ad Arabella di fargliela il giorno prima che partissi, per te. Proprio perché te la portavo qui non poteva scriverti niente. Ma ti ama, Clyde, più di prima. Te lo ripeto, è partita solo perché i genitori le permettessero di aiutarti. La domanda di cambiamento di sede del processo è stata respinta. Sì, Jefferson me l'ha detto. Ho paura. È come se avessi freddo. Sempre. Stuart, tu mi credi colpevole. Se lo credessi, non sarei qui. Non è vero. Tu sei qui per Sondre, non per me. Adesso mi fai torto. Tu non sei un cinico, Stuart. Tutti lo pensano. Ma io so che si sbaglia. Io sono soltanto uno squinternato, rimasto solo troppo presto con troppi soldi. E mi fa schifo vedere la gente dannarsi per qualcosa che ho. Ma non mi serve a niente. Sondra sa che le vuoi bene. Certo, gliene voglio, ma come... Non mentire. Oh, il diavolo, io con questo non mi vedrà mai con occhi diversi. Ma quando sei apparso tu, ho capito che si era veramente innamorata. Ed era la prima volta, sai. Ecco perché Freddy e Grant ti odiavano e perché io ti sono diventato amico. Io pensavo solo alla felicità di Sondra. È partita con sua madre. Sì, per il momento diretta a Londra. Com'era vestita? Un pantaloncino bianco, gli occhiali da sole e quel foulard che le regalasti tu. Me l'hanno sequestrato. Che cosa? Il suo accendino. Il suo unico ricordo. Tu devi lottare, Clyde. Guai se ti metti in mente che le cose andranno male. Non possono condannarti innocente. Presto sarai libero e dimenticherai tutto. Questi giorni terribili, le facce odiose di quelli che ti credevano colpevole, la meschinità di quelli che ti hanno abbandonato, perfino l'amarezza per la morte di quella povera ragazza. Sì, forse qui non ti perdoneranno lo scandalo, ma nessuno ti obbliga a rimanere. Puoi farti una vita dove vuoi. E io ti aiuterò in ogni momento. Te lo prometto fin d'ora.
E Sondra ti ama. Ricordatelo sempre. Mi ha detto qualcosa che solo lei poteva dire. Mi ha detto: continuerei ad amarlo anche se fosse colpevole, perché avrebbe ucciso per me, per non perdermi. Ehi, Clay, c'è un'altra visita per te. Avete 10 minuti di tempo per parlare. Buongiorno. E Stuart, il mio solo amico. Cercherò di ottenere un altro colloquio il più presto possibile. Ti parlerò di lui. Certo. Mi parlerai di tutto. Ma... non l'ho ucciso, mamma. Io non l'ho ucciso. Certo che non l'hai uccisa. E tutti dovranno saperlo. Non avevo il coraggio di scriverti. Morivo dalla vergogna. Speravo e temevo che lo zio mi informasse. Non è stato lui a farlo. E chi allora? Non importa. Dio mi ha concesso di raggiungerti. Questo solo conta. Mamma. Dio ci aiuterà. Dio ti salverà. E tutti dovranno pentirsi d'averti fatto tanto soffrire. Signori giurati, al primo momento io stesso sono rimasto incredulo, offeso al pensiero che un giovane dell'età, dell'educazione e delle relazioni sociali dell'imputato potesse essersi macchiato di un tale delitto. Ma giorno per giorno, prova per prova, io ho dovuto arrendermi di fronte alla realtà, eliminare ogni dubbio per ubbidire a un solo dovere: far sì che il colpevole sia condannato in nome e in difesa della società. Ogni scopo a cui tende ogni mia parola è che sia fatta piena e imparziale giustizia secondo le leggi di questo Stato. E sono certo, signori giurati, che finché non avrete pronunciato il vostro illuminato verdetto, voi saprete dimenticare ogni fatto, ogni interesse personale, per dedicare interamente cuore e cervello a questo compito terribile e sublime. Voi siete la società, voi siete il popolo, e il popolo dello Stato di New York accusa Clyde Griffiths
di omicidio di primo grado. Il popolo lo accusa di avere con volontà, con crudeltà, malizia e inganno assassinato Roberta Alden, cercando poi di nasconderne il cadavere agli occhi del mondo e alla giustizia del mondo. Roberta Alden, una povera ragazza, e una ragazza povera, che aveva avuto il solo torto di cedergli per troppo amore. E negli occhi di suo padre potete vedere un dolore che non si placherà mai se il vostro verdetto mi oppongo! Procuratore Ferren, vi esorto a non influenzare la giuria. Non solo, ma il popolo lo accusa di aver ideato e tramato il delitto prima di commetterlo e di averlo poi eseguito mossa per mossa, minuto per minuto, con gelida premeditazione e ripugnante cinismo. L'illustre presidente mi esortava un attimo fa a non influenzarvi. Ma signori giurati, io lo chiedo a voi. Ho bisogno di farlo? Il quadro del crimine non è forse completo? E ammette il minimo dubbio? Come in un orribile gioco di pazienza, la cui soluzione finale è la morte. E non mi riferisco soltanto alla morte di Roberta Alden, perché, signori giurati, l'omicidio di primo grado comporta la pena di morte. Mi oppongo! Opposizione accolta. Come in un orribile gioco di pazienza, dicevo, ogni fatto accertato, ogni testimonianza si incastra nel quadro del crimine con incontrovertibile esattezza e lo illumina progressivamente fino a raggiungere la luce divina e sfolgorante della verità. Ricordiamole insieme queste testimonianze. Quella di Rusa Vlasov, compagna di lavoro di Roberta Alden nel reparto della Griffiths & Company, in cui l'imputato svolgeva mansioni di sorvegliante. Mai che venisse a ballare, a divertirsi con noi la sera. E se riusciva a mettere da parte un paio di dollari, li mandava a suo padre, per i fratelli piccoli. Ma non si lamentava, lavorava e basta. Me ne accorsi quando si innamorò. Una ragazza non sbaglia mai in certe cose. Ma non sapevo di chi. E lei non era tipo da chiederglielo. Magari l'avessi capito. Le avrei fatto aprire gli occhi. Anche se lui non è ricco, è della razza dei padroni. E i padroni sono tutti uguali. Gli ultimi tempi era sciupata, triste, sempre distratta. Due o tre volte l'ho sorpresa che piangeva. Poi è cambiata ancora, sgarbata, scostante. Ma si vedeva che faceva così perché soffriva troppo. Perché qualcuno le faceva troppo male. Poi un giorno è venuta alla fabbrica più sollevata, sorridente. Ci disse che aveva chiesto le ferie anticipate e che quasi certamente, se tutto andava bene, avrebbe lasciato la fabbrica. Ma come avrebbe potuto lasciarla? Coi suoi principi, se qualcuno non le avesse promesso di sposarla. Il che è pienamente confermato dalla deposizione della signora Gilpin, presso la quale Roberta Alden viveva in una camera mobiliata. Sì, era da me da oltre un anno. Era una brava ragazza e le volevo bene. Ma un giorno per caso mi accorsi che, approfittando della mia assenza, aveva ricevuto un uomo in camera sua. Se era arrivata a questo una ragazza come lei, qualcuno doveva averle fatto perdere la testa. Naturalmente le dissi che se la cosa si fosse ripetuta anche una volta soltanto, io l'avrei sfrattata, una casa come la mia. Ma lei, povera ragazza, ebbe una crisi di disperazione e giurò che si trattava del suo fidanzato, una persona molto per bene, che l'avrebbe sposata prestissimo. Un fidanzato, dunque. Una persona per bene. Un seduttore capace di far perdere la testa ad una ragazza irreprensibile come Roberta Alden e di esercitare il suo fascino contemporaneamente anche in un'altra direzione. Che cosa ci ha detto la signora Peyton
padrona della pensione dove alloggiava l'imputato. Nei primi tempi il signor Griffiths faceva vita molto ritirata. Poi cominciò a rientrare tardi, prima un paio di volte la settimana e dopo, quando si era fatto un bel corredo nuovo e perfino lo smoking, quasi tutte le sere. Fu allora che cominciò a ricevere spesso lettere e telefonate. Sempre la stessa calligrafia, la stessa voce. Una ragazza di Licurgo, non potevo non accorgermene. E lui non era contento di riceverle, specialmente da quando cominciò a telefonargli un'altra ragazza di cui avevo visto la fotografia sui giornali, la signorina... Basta così, grazie. Insomma, quello che si suol chiamare il piede in due scarpe. Quanto al motivo, al fatto saliente che ha precipitato le cose, non ci sono dubbi, vero? Il dottor Glenn di Fonda... Badate bene, di Fonda, non di Licurgo. È stato molto esplicito. Vennero da me come signori Smith. La solita menzogna troppo trasparente. Lui specialmente sembrava spaventato al pensiero che avrebbe avuto un figlio. Disaccordo con la famiglia, difficoltà economiche. Ma io dissi loro chiaramente quello che pensavo della situazione. Un figlio che nasce è una benedizione di Dio. Pensassero solo a metterlo al mondo e tutto si sarebbe aggiustato. Ma Clyde Griffiths pensava il contrario. Pensava che un figlio era di troppo, peggio, che perfino la madre era di troppo. Un giorno legge per caso una notizia di cronaca. La morte di una coppia di fidanzati annegati in un lago dell'Ontario durante una gita in barca. Ve la ricordate? La pubblicarono tutti i giornali. Ed è sicuro di aver trovato la soluzione di tutti i suoi problemi. La disgrazia è venuta molto lontano da qui. Gli fornirà il modello, lo schema di un diabolico piano che gli permetterà di eliminare un legame ormai insopportabile per dedicarsi interamente a un'altra donna. Bellissima e ricca. Il corpo di lei sarà ritrovato. Quello di lui no, naturalmente. Lui non dovrà essere nemmeno identificato, ma tutti dovranno credere che ha annegato. Perciò, qualcosa in acqua di lui deve restare. Per esempio, un cappello. Non ne possiede che uno, con le cifre all'interno. Ma quello non può certo adoperarlo. Allora che fa? Semplice. Compra un cappello nuovo. Lo acquista esattamente una settimana prima del delitto, come precisato dal signor Frank Hoover, commesso della cappelleria Trent di Fonda. Badate bene, di Fonda, non di Licurgo. L'ho riconosciuto subito, quando ho visto la sua fotografia sui giornali. Un cliente curioso. In genere tutti se ne misurano parecchi di cappelli prima di scegliere. Si guardano allo specchio, da una parte e dall'altra, fanno delle smorfie, non sono mai contenti. Ma lui aveva una gran fretta. Mi disse il numero e che voleva un Panama che non costasse molto. Se l'appoggiò appena un attimo sulla testa, pagò e se lo portò via. È questo? Certo, è proprio questo. Ma non basta. Bisogna dare un'aria allegra a tutta la faccenda, un clima gaio da scampagnata. Che cosa fa un fidanzato premuroso quando vuole eternare i momenti più felici? Si munisce di una macchina fotografica. L'acquista a Fonda, non a Licurgo, naturalmente, non si sa mai. Anch'io l'ho riconosciuto subito dalla foto sui giornali. Non se ne intendeva molto di macchine fotografiche e fece solo questioni di prezzo. Gli proposi allora una macchina migliore, rinunciando al cavalletto, ma lui non ne volle sapere. Comprò un rollino solo. Ma forse la macchina col cavalletto non gli serviva solo per fare delle fotografie. Vedremo anzi che non gli servì affatto per questo, tanto che dimenticò di caricarla con l'unico rollino che aveva. Comunque... ha inizio la tragica gita. Ma non partono insieme da Licurgo.
No. Partono e arrivano separatamente a Gun Lodge. Non certo per desiderio della povera Roberta Alden, immagino. E ripartono dalla stazione di Gun Lodge con le stesse precauzioni. Sì, stavano insieme nella sala d'aspetto e salirono sullo stesso treno, ma in due scompartimenti diversi. Lui non l'aiutò nemmeno. Aveva proprio l'aria di chi ne sta combinando una brutta. Io pungo! Opposizione accolta. Penultima tappa del viaggio. Una camera d'albergo a Big Bittern. L'imputato non fa ulteriori sforzi di immaginazione e firma il registro con la solita etichetta. Signore e signora Smith. È la prima volta che Roberta Alden si trova accanto a lui per un'intera notte come una moglie. Ma questa intimità non sembra commuoverlo. Anzi, mentre lei dorme fiduciosamente, egli brucia delle carte e dei documenti che non devono essere trovati. I residui ci hanno permesso di accertarlo. E la mattina dopo è pronto per l'ultimo tratto del viaggio. Disse che non avrebbero lasciato la camera e che la valigia della signora doveva restare. Lui portava la sua sacca da viaggio piena e la macchina fotografica col cavalletto. Mi chiese dove poter trovare una barca da noleggiare e io lo indirizzai da Terence Gossip, che serve spesso i clienti dell'albergo. Lei stava vicino alla finestra e guardava fuori. Non aveva un'aria allegra. Ma io... Evitiamo le solite opposizioni. Vorrei ricordare soprattutto che né addosso a Roberta Alden né nella sua valigia abbiamo trovato la carta d'identità o un qualsiasi documento personale. Molto strano da parte di una ragazza che si porta appresso tutte le sue cose più care, compreso un servizio da toilette. Mai adoperato. Dono del fidanzato. Il biglietto firmato con una C era ancora dentro. Ma in una tasca interna del soprabito contenuto nella valigia c'era una lettera non ancora spedita a Tito Alden, a Birz. E questo ci ha permesso di identificare subito la povera ragazza. Evidentemente un errore involontario del signor Smith, che ne commette un altro noleggiando la barca. Non mi chiese nemmeno la tariffa. Tant'è vero che io gli chiesi 50 cents all'ora invece di 35. Sa, gli affari sono affari. E quando un ingenuo... Ingenuo? Beh, lasciamo stare. Guardi, l'ho preso in giro per quel sacco da montagna che c'aveva. Tant'è vero che chiesi a lui se voleva fare una gita in montagna invece di andare in barca. Ma lui cominciò a remare con forza e si allontanò. Io vorrei sorvolare, solo per qualche minuto, si intende, su quanto avvenne lì, in quell'insenatura deserta, fino all'ultimo grido della vittima nella luce livida del tramonto, per affidarne il racconto all'unico testimone oculare. Silenzio! Silenzio in aula!
Passiamo alla sera. Verso le 9:30, diciamo. L'imputato, ormai solo, con la sua sacca da viaggio appesantita da un abito bagnato, senza il cappello nuovo e senza la macchina fotografica, rimasti anch'essi in fondo al lago, cammina in mezzo al bosco, sul sentiero che scavalca la dorsale tra il lago Bitter e il lago Grass. Fa un incontro inatteso, e certo tutt'altro che gradito. In verità sembrava spaventato, ma forse era per via del mio cane che gli ringhiava contro. Mi disse che aveva perso il contatto con un gruppo di amici con cui aveva fatto una gita e che tornava a Camden. La strada aveva l'aria di conoscerla. Ma certo che la conosceva. Non aveva forse studiato attentamente, accuratamente il suo itinerario come il piano di battaglia di uno stratega. Sapeva benissimo che in quella direzione si va verso Camden, solo che lui non era diretto a Camden. Al primo bivi avrebbe girato a destra, scendendo rapidamente fino alla zona residenziale della riva occidentale del lago Grass. Era atteso in una delle ville più belle, appartenente alla famiglia della ragazza che egli corteggiava. Ma vi era atteso fin dal mattino, mentre... Quando arrivò, signor Griffiths? Tardi la sera. Stavamo quasi per andare a letto. Ci disse che aveva perso la coincidenza con la corriera e che aveva chiesto un passaggio a una macchina di turisti. Grazie, signor Griffiths. Vostro onore. Signori giurati, confesso di aver titubato molto prima di invitare il signor Gilbert Griffiths, cugino dell'imputato, a testimoniare. Comprendo il suo stato d'animo e quello di suo padre, presidente della Griffiths & Company, vanto e orgoglio della città di Licurgo e di tutta la contea. Loro unica colpa è quella di aver accolto troppo bene un parente povero e di avergli fornito ogni possibilità di successo economico e sociale. Mai tanta generosità è stata ricompensata peggio. Mi permetto di affermare che ne siamo tutti dolenti per loro. Comunque, sappiamo già perché l'imputato ha raggiunto i suoi amici con molto ritardo e raccontando frottole. Ne ha raccontate anche dopo, e in una situazione particolarmente interessante, come deposto da Nora Bentley, cameriera nella villa dove lui era ospite. Sì, disfacendo il suo sacco per mettere la roba nell'armadio e nei cassetti, ho trovato un abito ancora bagnato e anche della biancheria. Tutto gualcito, come strizzato in fretta per toglierne l'acqua. Naturalmente portai via abito e biancheria per sistemarli, ma il signor Clyde non parve contento quando se ne accorse. Ah, mio bongo! Posizione accolta. E qual è il parere del medico legale, il dottor Weinberg, sulle circostanze della morte e sulle condizioni in cui è stato trovato il cadavere della povera Roberta Alden? Indubbiamente si tratta di morte per asfissia da annegamento. Ma la tempia sinistra presenta una ecchimosi traumatica da urto o colpo, determinatasi con certezza prima della caduta in acqua, e cioè quando la ragazza era viva. Escludo che essa possa essere stata provocata dopo, da pertiche o remi, durante le ricerche del corpo nel lago. Roberta Alden potrebbe aver battuto il capo cadendo contro la sponda della barca, non è vero? È possibile. Oppure potrebbe essere stata colpita con un remo o con una macchina fotografica impugnata come clava dal cavalletto. Vostro onore, io mi oppongo! Qui si tenta di influenzare il test nella maniera più indegna! Silenzio in aula! Silenzio! Avvocato Jefferson, sono io che garantisco ad ogni minuto della legalità del dibattito. Opposizione respinta. Rispondete, dottor Weinbrook.
Ripeterò la domanda. Roberta Alden potrebbe essere stata colpita con un remo? O con una macchina fotografica impugnata come clava dal cavalletto? Certo, come da un qualsiasi oggetto contundente. E adesso, signori giurati, l'ultima deposizione, quella conclusiva, che fugherà definitivamente ogni dubbio, se un dubbio ancora fosse rimasto. La deposizione dell'unico testimone oculare del delitto, Clyde Griffith! Era sentite? Ricordatevi quello che dovete rispondere. E non abbassate mai gli occhi davanti a Ferre. Guardate in faccia la giuria! Guardate in faccia la giuria! Silenzio in aula! Silenzio! Nella vostra condizione di imputato potete rifiutarvi, se volete. Clyde Griffith non è colpevole e non ha nulla da temere, vostro onore. È pronto a testimoniare. Seguitemi. E alzate la mano destra. Giurate in nome di Dio e sul vostro onore che direte la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, ditelo giuro. Lo giuro. Sedete. Come vi chiamate? Clyde Griffith. A voi, procuratore Ferre.
Voi siete sotto giuramento e nessun potere sotto il cielo potrebbe indurvi a mentire, nemmeno l'ardente desiderio di salvarvi dalla sedia elettrica, vero? Nemmeno. Quando è nata in voi l'intenzione di uccidere Robert Alden? Non ho mai avuto questa intenzione. Anche se vi era diventata insopportabile ormai? Se costituiva l'unico ostacolo fra voi e la vostra felicità sentimentale, fra voi e le vostre ambizioni sociali, fra voi e quel successo completo nella vita a cui aspiravate con tutte le vostre forze. Il mio stato d'animo cambiò negli ultimi giorni. Se i vostri sentimenti verso Roberta erano cambiati, perché non lo avete detto subito, fin dal primo interrogatorio? Invece di farlo dopo 4 mesi e con l'aiuto di 2 avvocati. Mi oppongo. Opposizione accolta. Non credevo di dovermi difendere da un'accusa di omicidio. Come mai tanta comprensione, tanta pietà verso Roberta, proprio all'ultimo momento? E prima? Niente? Signori giurati, questa è l'ultima lettera della povera Roberta Alden, datata 12 giugno. Le mancava un mese a morire. Clyde, amore mio, non farmi impazzire. Non lasciarmi così sola. Se non fossi in queste condizioni, me ne andrei tanto lontano che non sentiresti più parlare di me. O farei qualcosa di peggio. Ma così, ti scongiuro, abbi pietà. Telefonami almeno una volta ogni 2 giorni. Se ti riesce troppo difficile, scrivermi un rigo. Ho troppo bisogno di te. Ah, la pietà di Clyde Griffiths funziona come l'acqua di un rubinetto, chiuso o aperto secondo le circostanze. E non importa che una povera creatura nelle condizioni di Roberta Alden sia ridotta al terrore e alla disperazione, vero? Rispondete! Proprio perché era ridotta così, ebbi pietà di lei. Ammirevole. Rinunciando all'altra ragazza e a tutto il resto? Sì. E glielo avete detto all'altra ragazza? Glielo avete scritto? No. Ma guarda. E invece dopo siete corso subito da lei? Ormai. Già. Ormai tutto era sistemato. Potevate vivere felice e senza rimorsi. Mi oppongo. Opposizione respinta. Continuate. Conoscevate la topografia della zona dei laghi Bitternegrass? No, non c'ero mai stato. E non l'avete mai studiata, che so, su una mappa, su un prospetto turistico? Mai. E la reclame nell'atrio della vostra pensione? Ci ha segnato anche il sentiero che scavalca la dorsale fra 2 laghi. Non l'avete mai guardata, eh? Vostro onore, io protesto contro questo modo di condurre l'interrogatorio del teste. Il sistema dei tranelli verbali... Vostro onore, io sono un po' stanco. E vedo che l'egregio, avvocato Jefferson, ha molta voglia di parlare. Forse per il timore che il suo cliente dia delle risposte sbagliate. Se vuole fare il suo interrogatorio, faccia pure. Ma io mi riservo il diritto di concludere il mio. Avvocato Jefferson. D'accordo, vostro onore.
voi siete innocente. Ed è la vostra stessa innocenza che deve suggerirvi ogni risposta e ogni spiegazione. Per esempio, è logico che voi abbiate guardato quella mappa nell'atrio della vostra pensione. Voi l'avevate sempre sotto gli occhi, ma avevate anche un preciso motivo per farlo. Non dovevate recarvi... Sì, volevo vedere qual era la zona residenziale del Lago Grasse, dove si trovava la villa in cui ero stato invitato. È chiaro? Voi stimavate Roberta Alden, vero? Certo, moltissimo. Ma come mai, diciamo così, non l'avete rispettata? Ci amavamo. Eh già. Sono cose che biasimiamo, che deprechiamo quando non accadono a noi. Ma se vi amavate, perché vi vergognavate del vostro amore? Perché tanto mistero? Perché tanto segreto? Saremmo stati licenziati entrambi. C'è una disposizione interna della fabbrica che vieta ogni relazione fra dipendenti. Disposizione incivile e inumana, io non mi perito di proclamarlo. E il licenziamento avviene anche in caso di matrimonio? Per le donne sì. Vedo. Ma voi avevate proposto a Roberta Alden di sposarvi? Mai, signore. Fu lei a chiedermelo, dopo, quando seppe che aspettavo un bambino. E voi rifiutaste? All'ultimo no. E perché? Lei era così avvilita, disperata. Fu come se io risentissi all'improvviso tutto il peso della mia responsabilità. Non amavate ormai l'altra ragazza? Sì. Voi rinunciavate a lei? Per il momento, sì. Per il momento? Ah, allora voi pensavate di sistemare diversamente le vostre cose nel futuro? E come? Coraggio! Qui si tratta della vostra sorte, coraggio! Pensavo al divorzio, dopo, quando avessi raggiunto una posizione migliore. Risposta convincente, mi pare. Il divorzio esiste nella nostra legislazione e non costituisce certo un impedimento a crearci un'altra famiglia. Persino il nostro presidente, l'illustre giudice Obergwall, è divorziato ed è risposato felicemente. E voi pensavate che la ragazza vi avrebbe capito? Vi avrebbe atteso? No, lo speravo soltanto. Se non fosse accaduta la disgrazia, le avrei scritto raccontandole tutto. Ma ormai non c'era più bisogno di darle questo dolore. Non gliel'avreste detto mai? Dopo sì, quando fossi stato sicuro del suo amore. Non avrei potuto sposarla senza dirle tutto. L'illustre procuratore Ferren ha presentato una serie di testimonianze che, in verità, opportunamente coordinate allo scopo, hanno dato alla giuria una errata dimostrazione, un'errata coscienza, di un quadro di premeditazione terribilmente astuto, anzi dirò diabolico. Vorreste ristabilire i fatti nella loro cruda realtà e nella loro giusta luce? Tutte le mie precauzioni, il nome falso, il viaggio isolati, l'arrivo a piedi alla villa, il silenzio su quanto era accaduto, le ho prese per paura dello scandalo. Perciò mi sono spaventato quando la cameriera ha trovato l'abito bagnato nel sacco. Ho comperato un Panama perché non avevo un cappello estivo e la macchina fotografica perché volevo fare veramente delle fotografie. Se ho dimenticato di caricarla è stato perché ero poco pratico, l'ha detto anche il negoziante. E soprattutto perché ero così sconvolto.
al pensiero di rinunciare alla mia vera felicità. Non riuscivo a crederlo. Mi sembrava di fare un brutto sogno ad occhi aperti. Non ci ho nemmeno pensato a controllare il nolo della barca. E quando mi sono trovato di fronte di notte, quell'uomo col suo cane, fuori di me com'ero per la disgrazia e per il bisogno di non esservi implicato, gli ho risposto alla prima cosa che mi è venuta in mente. Certo che ho lasciato la valigia di Roberta in camera all'albergo, ma era proprio perché saremmo tornati a prenderlo. E i suoi documenti personali bruciati? Vostro onore, io mi rifiuto di ascoltare ancora questo pappagallo imbeccato dai suoi avvocati. Io sto interrogando l'imputato. E quanto ai pappagalli, ne abbiamo ascoltati abbastanza in questi giorni, imbeccati da voi, come carte di accusa. Questa è calunnia. Sollevo incidente e chiedo le scuse. Le scuse sono dovute a me e al mio cliente. E io sono capace di ottenerle, anche senza l'aiuto della legge. Silenzio! Signori, siete entrambi colpevoli di offesa all'autorità e alla corte. Se l'incidente non si risolve secondo la prassi che voi ben conoscete, io sospenderò il procedimento e vi condannerò ipso facto applicando le sanzioni previste. Vostro onore, io presento le mie scuse alla corte, alla giuria e all'illustre procuratore Ferri. Il suo attacco mi è sembrato ingiusto e inopportuno. Ecco tutto. Vostro onore, presento le mie scuse alla corte, alla giuria e all'avvocato Gerson. Quanto all'imputato, mi riservo di fargliele quando verrà dimostrata la sua innocenza. Ecco tutto. È mia intenzione che non aspettiate molto. Anzi, dirò che ho quasi finito. Lai Griffiths, voi giurate davanti a Dio di non aver mai colpito Roberta Alden su quella barca? Lo giuro. Di non averla gettata nel lago? Lo giuro. Di non aver mai tentato in alcun modo, coscientemente o volontariamente, di rovesciare quella barca o di provocare altrimenti la morte di Roberta Alden? Lo giuro. Giurate che fu soltanto una sciagura, non tramata, non premeditata, mai neppure adombrata nelle vostre intenzioni? Lo giuro. Procuratore Ferrer, a voi. Portate qui quella barca. Vostro onore, mi oppongo. Questo non è altro che un indegno esibizionismo con cui si spera di influenzare la giuria. Vostro onore, io ho il diritto di dimostrare l'infondatezza delle spiegazioni fornite dall'imputato. E se la difesa teme... La difesa non teme nulla, e neppure il teste Clyde Griffiths. Siete disposto ad affrontare anche questa prova? Troppo rischioso. No, forse non potevamo fare diversamente. Benissimo. Mettetevi qui nella barca, al vostro posto. Il posto che avevate in quel momento. Ed eccovi la macchina fotografica. La macchina con cui avevate fatto a Roberta Alden delle fotografie, senza caricarla. Come la tenevate? Così? Così. Perfetto.
Ora io prenderò il posto di Robert Alden. Vostro onore, mi oppongo. Questa è una pretesa assurda. Il peso e la statura della signorina Alden non è certo quella del procuratore Ferre. D'accordo, d'accordo. Prenderà il mio posto una donna del peso e della statura della signorina Alden. Chiedo di prenderlo io. Comprendo il vostro umanissimo desiderio. Ma non spetta a voi, madre dell'imputato, credo. No, ricorreremo a persona estranea. Nella sala d'attesa dei testimoni deve esserci quella ragazza, Rusa Vlasov. Ah, e la chiamate estranea? Ma certo, non legata da vincoli di parentela né da particolare amicizia sia con l'imputato che con la vittima. Se vostro onore permette, mi oppongo. Opposizione respinta. Cancelliere, richiamate in aula la teste Rusa Vlasov. Rusa Vlasov. Ma certo che era tutto preparato. Prego di accomodarvi in aula. Voi siete Robert Alden. Ripetete esattamente tutti i movimenti che vi suggerirà l'imputato. Avete ben capito? Dunque, come avete deposto, lei era seduta qui. Sì, ma dopo si è alzata. Eseguite, signorina Vlasov. E voi? Anch'io ero in piedi. E la barca si è messa a oscillare. Perché eravate in piedi? Per fare le fotografie. Strano. In piedi, in una barca. Lei voleva avvicinarsi a me e la barca oscillava sempre di più. Un momento. Perché si avvicinava a voi? Non dovevate farle delle fotografie? Sì, ma lei non voleva più. Voleva tornare a riva a remare lei. E perché? Era stanca. Dovevamo riprendere la nostra roba e attraversare il lago per tornare all'albergo prima che facesse buio. Non c'era per caso un altro motivo? No. Davvero? Non era sconvolta, atterrita da qualche cosa che vi aveva letto in faccia? No, no. Vostro onore! Ferren, attenetevi ai fatti. Mi atterrò ai fatti. Dunque, Robert Alden si è avvicinata a voi. Sì, no. Si è avvicinata a voi, coraggio. Stavamo per perdere l'equilibrio tutte e due. Io temevo che lei cadesse in acqua e ho cercato di sorreggerla. Alzando le mani che impugnavano la macchina fotografica? Non ricordo. Forse mi è caduta. E non ci riusciste ad afferrarla? A sorreggerla, Roberta? No, la barca oscillava al massimo. Così? Vostro onore! Io ritengo questa prova inammissibile! Come ha detto il mio collega Becknam... Oh. Cosa avete voluto dimostrare con questo operazione? È semplice. Che una persona, nel pieno possesso delle sue facoltà, una persona per esempio non stordita da un colpo alla testa, pur perdendo l'equilibrio in piedi a causa delle massime oscillazioni della barca,
non sarebbe caduta in acqua, ma nella barca stessa. Io chiedo che questa grottesca affermazione, che non dimostra nulla, sia cancellata dal verbale. Silenzio in aula. La richiesta è accolta. La barca non è sull'acqua e le circostanze non sono raffrontabili. Grazie, signorina Blaser. Ammettiamo, per un attimo, che Roberta Alden sia caduta in acqua nelle circostanze da voi dichiarate. Magari battendo il capo involontariamente contro la sponda della barca. A che distanza da voi? Da me? Sì, nell'acqua. Non so, non ricordo bene. In ogni caso, poche bracciate. In quel punto del lago non ci sono correnti. Voi siete un buon nuotatore. No, signore. So nuotare appena. Davvero? E che distanza c'era fra la barca capovolta e la riva? Non saprei. Ve lo dico io. Circa un quarto di miglio. E voi lo avete percorso vestito e con le scarpe. Non so neppure io come volevo salvarlo. Ma non volevate salvare Roberta Alden. Ecco l'orribile verità. Lei era lì che si dibatteva per non morire e voi volevate che morisse. Mi oppongo. Perché non lo condannate subito questo bastardo e non lo facciamo finita? Sì, hai ragione! Silenzio! Silenzio, faccio sgombrare l'aula! Signor Alden, solo tenendo conto del vostro particolare stato d'animo, io non applico contro di voi le sanzioni previste dalla legge. Ma se turberete ancora il regolare svolgimento del dibattito, io vi espellerò e vi condannerò per direttissima. Avete finito per... Quasi, vostro onore. Allora, sostenete per caso che avete tentato di salvarla? Eravate pentito, pieno di pietà verso di lei, addirittura deciso a sposarla, preoccupato che non cadesse in acqua, eppure non avete mosso un dito per impedirle di affogare, nemmeno che so... spinto la barca verso di lei perché vi si aggrappasse, ammettendo per assurdo che il terrore fisico di essere avvinghiato e trascinato da lei in fondo al lago vi vietasse di raggiungerla ed afferrarla. Clyde Griffiths, riprendete il vostro vero posto, quello di imputato. Ho fretta di concludere. Avvocato Belknap. Nulla in contrario, vostro onore.
Signori giurati, non vorrei che il mio interrogatorio generasse in voi una convinzione errata, e cioè che io ritenga l'imputato colpevole di omicidio di secondo grado per avere egli involontariamente provocato la morte di Roberta Alten e aver omesso ogni tentativo di salvarla mentre era in evidente pericolo di morte. No, signori. Questo non è un caso di codardia morale e sociale, come quella degli automobilisti che incominciano a insanguinare le strade del nostro paese e che fuggono invece di soccorrere le vittime della loro incoscienza. Sì, un caso del genere esiste nella vita dell'imputato, avvenuto circa un anno e mezzo fa a Kansas City. Ma io non ve l'ho neppure citato, perché l'inchiesta ha escluso la sua diretta responsabilità. No, signori giurati. La mia accusa è, e rimane più che mai, quella di omicidio di primo grado. Se Clyde Griffiths non avesse maturato giorno per giorno la sua ferma, assoluta decisione di liberarsi una volta per sempre di Roberta Alden, come dimostrato da una catena di inoppugnabili testimonianze, se egli non fosse stato intimamente preparato, pronto ad approfittare di ogni circostanza favorevole per attuare il suo piano criminale, se egli non avesse condotto per mano, passo per passo, la sua sventurata vittima verso la soluzione agognata da lui, la morte, se egli non avesse odiato con tutta la cieca, livida forza delle sue ambizioni frustrate e minacciate la donna che lo amava e l'innocente frutto del suo amore, signori giurati, Clyde Griffiths si sarebbe comportato come un essere umano anche in caso di disgrazia e non come un ragno velenoso che ordisce la sua tela unicamente allo scopo di uccidere. Roberta Alden è morta perché Clyde Griffiths l'ha uccisa e voleva ucciderla. E non si tratta nemmeno di un cieco impulso passionale. L'altra donna non era soltanto bellissima, era ricca. Il simbolo vivente del successo materiale e sociale. La meta di quel frenetico e morboso arrivismo che ha animato Clyde Griffiths fin dal momento in cui i suoi parenti di Licurgo ebbero l'imprudente generosità di accoglierlo e che rivela la sua vera natura di uomo cinico e amorale. Signori giurati, pur convinto come sono davanti a Dio che l'imputato è colpevole, considerando la sua età e la sconcertante ingenuità del suo piano delittuoso, io sarei tentato di esortarvi a concedergli qualche attenuante. Ma non posso. In nome del popolo di questo Stato, in nome dell'intero paese che ormai ci segue, ci osserva e pretende che giustizia sia fatta, non posso. I giovani devono capire, devono guarire da questa smania inconsulta di riuscire nella vita con qualsiasi mezzo. Il successo deve premiare l'onestà, il lavoro e non l'intrigo, la calcolata seduzione, la truffa, il delitto. Condannando Clyde Griffiths, voi ribadirete questa sacrosanta legge morale. Condannando l'individuo, voi difenderete la società e il popolo che rappresentate. Ho finito.
ricordatevi, voi siete innocente. Ricordatelo. La difesa? Lasciate per me, Beckman. Non è questo il momento dei pistolotti. Scusate. Mi bastano soltanto 2 minuti, vostro onore. Signori giurati, io non intendo influenzarvi con dell'esibizionismo oratorio. Ne avrete già la nausea. Ciò che mi preme è di mettervi in guardia contro un terribile malinteso. Contro l'errore più spaventoso che si possa commettere amministrando la giustizia. Voi non siete gli implacabili sacerdoti di una legge morale, sia pure sacrosanta. Voi giudicate un individuo e non un'eresia, un uomo e non un simbolo. Quanto alle smanie inconsulte dei nostri giovani di riuscire a qualunque mezzo e a qualsiasi costo, chi se non tutti noi, l'intero nostro paese, è colpevole di averli avvelenati con questo cancro che non perdona. Il denaro è potenza, il denaro è successo, il denaro è valore personale. Questo cieco e corruttore materialismo è l'unico criterio che ispira la nostra vita individuale e collettiva. E noi ci stupiamo se esso turba, se esso sconvolge, se esalta l'animo ancora immaturo dei nostri giovani, fino a distruggere ogni valore morale, fino a trasformarli in mostri di egoismo, di arrivismo, di cinismo, fino a spingerli all'inganno, alla truffa, e magari anche, ma non è questo il caso, al delitto. Si sta dando la zappa sui piedi. Signori giurati, io spero che voi non mi riteniate così ingenuo da non capire che, rinfacciando soprattutto a voi come rappresentanti del popolo questa colpa collettiva del nostro paese e della nostra società, io rischio di urtare la vostra suscettibilità e di compromettere così la sorte della causa dell'uomo che io difendo. Ma io mi rifiuto di credere che il nostro popolo, il nostro grande paese, abbia perduto il coraggio di guardare in faccia la realtà. Se Clyde Griffiths è veramente quel mostro che il suo accusatore ha creato agli occhi vostri con vero sadismo, sarebbe un mostro fabbricato da noi con le nostre stesse mani. Ma poiché non lo è, poiché non ha ucciso, voi avete il dovere di restituirlo alla libertà, al suo futuro, al suo avvenire, al suo umile avvenire di lavoro e di espiazione. Sì, signori, di espiazione. Perché Clyde Griffiths pagherà ugualmente la sua colpa verso Roberta Alden, con la rinuncia a tutti i suoi sogni, alle sue ambizioni e alla sua felicità con una donna che non potrà mai più essere sua. Signori giurati, Clyde Griffiths si affida a voi e che Dio vi illumini. Signori giurati, è mio obbligo ricordarvi che nella legislazione di questo Stato esiste la pena di morte e che il verdetto di colpevolezza per l'omicidio di primo grado comporta appunto la pena di morte. Se le prove addotte, materiali, circostanziali o indiziarie che siano, non vi hanno convinto, sarà vostro dovere concedere all'imputato il beneficio del dubbio escludendo il movente come fattore determinante del giudizio. Se voi ritenete che Roberta Alden cadde accidentalmente dalla barca, anche se Clyde Griffith non fece nulla per salvarla, voi dovrete concedere all'imputato il beneficio del dubbio. Se invece ritenete che l'imputato, in qualsiasi modo, intenzionalmente, abbia provocato o contribuito a provocare la morte di Roberta Alden, voi dovrete dichiararlo reo. La delicatezza e la risonanza di questo processo fanno sperare
in un verdetto all'unanimità, ma che nessuno di voi si arrenda alla maggioranza se non è convinto. Potete ritirarvi. Io la telefonata la faccio su. Vado a mettere in caldo la prima parte. Prego di scusarmi. Va bene, ne riparleremo. Rallegramenti. Aspettiamo prima il verdetto. Lo temete, vero? Ah, no, io no, certamente. Non ho ambizioni politiche, io. Venite, Ferre. Procuratore Ferre, mi concedete un'intervista? No, due parole per il mio giornale. Dopo il verdetto. Grazie. Signora Griffith, non restiate qui. Forse passeranno delle ore. Venite a prendere qualcosa. No, no, grazie. Grazie di tutto, signor Smith. Ma davvero non mi sento. E poi, vedete, devo riordinare i miei appunti. Ma vi ho già detto che rimborserò io il giornale. No, ho accettato il patto e desidero mantenerlo. Posso intervistarvi, signora Griffith? Almeno come collega. Dateli a me i vostri punti. Ve li sistemo e ve li spedisco io. Non è per ficcarci il naso. Potete fidarvi. Randall, mi ci fai dare un'occhiata? No. Intervista lui, piuttosto. Ciao. Dammi un po' di latte, per favore. No. Clyde, mangia qualcosa, no? No, grazie. Fa un po' come vuoi. Signora Griffith. Darei quello che mi resta da vivere per potergli star vicino in questo momento. Thank you.
Signori giurati, siete d'accordo sul verdetto? Sì, signore. Riteniamo l'imputato colpevole di omicidio di primo grado. Ecco qui. Comunque ti auguro di rimanerci il meno possibile. Ehi, non fare il maleducato. Qui siamo tutte persone per bene. Non ti presenti? Ho capito. Sei un po' timido in società, eh? Ti incoraggio io. Hai mai sentito parlare di Shaun Lismore? Il campione che non sprecava mai un colpo? Pianta la Lismore! Te lo dico io chi è, l'ho riconosciuto mentre passava. È Clyde Griffith. Oh. Il furbacchione del lago Bittern. Bravo, giovanotto. I giornali hanno parlato molto di te. Quasi quasi ce la facevi, eh? Ma non darti delle arie. Qui chi più chi meno siamo tutti delle celebrità. Sai chi è quello che ti ha riconosciuto? Nicholson, il medico che ha fatto fuori un paio di vecchiette milionarie dopo averle convinte a fare testamento in suo favore. Ti ho detto di piantarla! E poi c'è Rafferty, la guardia notturna di Albany, quello che non era prudente incontrare da soli durante il suo servizio. Gli straccioni come te non li guardavo neanche. Io non viaggiavo a piedi, andavo in limousine. Apri le orecchie, Griffith! Mi sto dando da fare per te, così ti ritrovi in mezzo ad amici. Quel gorilla che sta accanto a te è Ted Russell, il boxer. Quello che ha sistemato una volta per sempre il suo manager che lo imbrogliava. E in fondo, dove fa più freddo, c'è Herman, il rapitore di bambini. Quando ti vedrò uscire da quella porta, sarà il più bel giorno della mia vita. Ah, ti piacerebbe, eh? E invece toccherà a me dirti crepa. A chi sei rimasto? Ah, sì, Donati, quello che è rientrato a casa di notte troppo presto. Lurido bastardo, mio grandezza. Senti, c'è ancora una parola, io... Senti il dato! Te ne vergogni adesso? Non è stato un delitto d'onore, eh? Basta, hai capito? Basta! Carogna, cane! Un delitto d'onore! Mio grandezza, pianta! Carogna! Silenzio! Carogna! Silenzio, faccia Bertucci! Donati! Lismore! Salterete il fatto anche sotto!
bel ti sta. Lui d'oroscio. No pare noi the trouble I see. No pare noi the sorrow. No pare noi the trouble I see. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Trouble.